Vediamo il servizio dell'epoca. E venne anche il giorno della prima sconfitta dell'Inter prima della classe. Quest'ultimo episodio non è narrato nel libro disco La Roma racconta che Sandro Sciotti e Picchio De Sisti hanno confezionato come strenna natalizia per i sostenitori giallorossi. E dato che strenna chiama strenna, il regalo più grosso è stato offerto proprio da quei giocatori che la scorsa settimana erano stati tanto criticati. Stasera insomma a Roma si mangia il panettone con una settimana d'anticipo e si brinda la grande prova degli uomini di Lidl che hanno permesso all'Inter di rendersi pericolosa una sola volta con Pasinato in tutto il primo tempo. Forse il risultato si sarebbe potuto sbloccare in anticipo se l'arbitro Menicucci, al termine di questa manovra condotta da Di Bartolomei e Ancelotti, avesse ravvisato gli estremi del rigore nell'intervento di Bordon su Pruzzo. All'Amo Viola vedremo da che parte sta la ragione, ma c'è anche da registrare prima della chiusura del tempo un'eccezionale deviazione di piede di Bordon sulla consueta punizione bomba di Di Bartolomei. La solita Inter uso esterno, insomma, aveva fatto ben poco per cercare un possibile successo. Qualche contropiede, come questo che Altobelli non riesce a concretizzare, e tanta gente a controllare il centrocampo. Ma le probabilità di raccogliere un punto a Roma sono notevolmente diminuite quando Mozzini, con un gesto forse istintivo, è andato a smanacciare il pallone in area. Rigore indiscutibile nonostante le tradizionali proteste. E trasformazione di Di Bartolomei con un gran tiro alla sinistra di Bordon. Come spesso le accade, l'Inter si è messa a giocare sul serio soltanto dopo essersi trovata in svantaggio, ma questa volta ha trovato sulla sua strada un grande portiere, il giovane Tancredi, ed una difesa finalmente registrata e attenta, non certo quella ripetutamente perforata nelle precedenti giornate. E nonostante la notevole spinta di Bini, un capitano che, come si dice a Roma, non ce lo sta a perdere, non è stato più possibile nei azzurri recuperare lo svantaggio. Ma il Milan ha pareggiato in casa e la Juventus ha perso a Perugia e quindi il danno non è stato poi così grave. Beh.